Bentrovati a Rugby Magazine, terzo incontro con Marzio Innocenti, candidato alla presidenza della Federazione Italiana Rugby. Evoluzione del rugby nelle versioni del touch, del beach rugby, cosa che a me sta molto a cuore, e dello slow rugby, altra attività che sta a cuore, che ho contribuito a far nascere. Qual è la visione? Quali sono i progetti? Cosa si è capito di come utilizzare questa attività extra campionato per l'evoluzione e la divulgazione del rugby? Queste tre, snow, touch, beach Beach. rugby, sono tre attività rugbistiche che servono molto per avvicinare al rugby o per mantenere il rugby nei periodi in cui il rugby a 15 non viene giocato o il 7, anche che poi magari parliamo un attimo anche del 7. Esatto. E anche World Rugby si è accorto di questo. Anche Rugby Europe si è accorto di questo e anche la Federazione Italiana si è accorta di questo perché nell'ultimo anno si è molto incrementata questa attività. Queste strutture sono state inserite nella Federazione Italiana Rugby, hanno aumentato i tesserati della Federazione Italiana Rugby, per cui il lavoro è stato fatto in particolare, lo cito, da Zeno Zanandrea che si è molto impegnato su questo. E credo che questa sia la strada che dobbiamo continuare. Il touch, il beach in particolare, e anche lo snow rugby sono delle attività che richiamano l'interesse anche del pubblico, perché questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Il rugby ha poco pubblico in Italia, ma è anche poco attrattivo. Invece, beach, touch, anche snow sono stati capaci di approntare degli schemi di attività e dei tornei che sono anche attrattivi anche per chi non gioca. Per cui sono delle attività rugbistiche al passo con i tempi che ci possono aiutare a far conoscere il rugby a coloro anche che non lo conoscerebbero. Lo snow in più, io sono stato anche coinvolto in qualche modo direttamente in questa cosa, sarà probabilmente uno sport dimostrativo alle Olimpiadi di Cortina. Questo è fondamentale perché noi non dobbiamo mai dimenticare che le Olimpiadi sono comunque, dal punto di vista sportivo, il massimo momento sportivo e quello che ci porta in generale a essere conosciuti al mondo. Per cui bene queste attività, le continueremo, le potenzieremo e a queste aggancerà anche il Seven, anche se il Seven che è già alle Olimpiadi. È una cosa importante e fondamentale e è chiaro che noi alle Olimpiadi ci dobbiamo andare. E di conseguenza l'idea è quella di utilizzare gli sforzi che vengono fatti spesso per l'attività olimpica di sport, chiamiamoli così, fra virgolette, minori, dagli organi militari per avere appunto un rapporto con una struttura di questo tipo che possa darci una squadra professionistica di giocatori che si dedicano a questo e che hanno la nazionale e che vadano alle Olimpiadi, che poi è l'interesse nostro, ma è anche l'interesse del CONI. In più, il rugby a 7 è una parte di rugby che è fondamentale per mantenere in attività durante la stagione estiva i nostri giocatori e giocatrici, per cui spingeremo sempre di più già a livello giovanile per far sì che i territori organizzino tornei e attività di questo tipo. Il Seven è un'attività complementare, se vuoi, per il rugby a 15, anche se con il fatto che alle Olimpiadi sta diventando in realtà una delle parti più importanti del nostro sport, però è un'attività che è fondamentale per migliorare anche una parte delle skills di tutti i ragazzi che poi si dedicano al 15. Non sono due cose in contrapposizione, sono due cose che ci permetteranno di migliorare i nostri giocatori già dall'età giovanile. Noi in Veneto l'abbiamo già fatto dei tornei under 14 e i risultati sono stati eccezionali. Abbiamo visto della qualità veramente importante nei ragazzi. Senti, ci abbiamo impiegato 3 puntate per fare un sunto, perché non abbiamo toccato tutti i punti del tuo programma. Io mi chiedo, innanzitutto, se riuscirai
a seguire e a conseguire tutti i punti discussi e soprattutto con quali persone, perché va bene il leader, ma il team da chi è composto? Allora, guarda, la domanda è molto interessante che mi stai facendo e credo che tutti giustamente vogliano avere una risposta chiara che io ti do immediatamente. È chiaro, ovviamente io ho già presentato 6 consiglieri federali che potete vedere nel programma, e 2 nella quota giocatori, Francesca Gallina e Carlo Festuccia, che ovviamente la quota giocatori quest'anno ci sono le quote che vengono impropriamente dette rosa, chiamiamole quote di genere, che ovviamente un candidato eletto sarà di un genere e l'altro dell'altro genere. Poi ho messo 4 candidati nella quota, diciamo, società, perché ho lasciato degli spazi per appunto alcune regioni, alcune parti d'Italia che esprimeranno dei loro candidati e che in questo momento stiamo lavorando insieme in modo da trovare le persone migliori. E poi il candidato dei tecnici, che i tecnici è giusto, essendo quell'attività del tecnico un'attività slegata dai club, perché il tecnico ha un tesseramento suo personale, io attendo indicazioni appunto da parte dei tecnici su chi sarà il candidato. Però poi c'è anche, ad esempio, questa è una cosa su cui vorrei attirare l'attenzione di tutti, il nostro candidato alla presidenza del Consiglio dei Revisori dei Conti, che è un organo estremamente importante per la vita della nostra, la vita e il futuro della nostra federazione. Si chiama Fabio Artoni. Io vi prego di guardare attentamente il suo curriculum, perché io non lo conosco ancora personalmente. È una persona che ha dato la sua disponibilità insieme ad altre. Abbiamo esaminato molto attentamente tutti i curriculum, alla fine la scelta è caduta su di lui. È un professionista di Milano di altissimo livello e sarà una delle persone che aiuterà la federazione a far bene tutte le sue scelte, perché ad ogni scelta politica e sportiva corrisponde una scelta economico-finanziaria e noi non possiamo sbagliare né quelle sportive, né certamente quello economico-finanziario. Poi ci sarà un direttore generale, come viene indicato dal regolamento organico, però chiariamo, ci sono 2 figure, un segretario generale e la possibilità di avere un direttore generale. 2 figure di questo tipo vanno, secondo me, inevitabilmente in contrasto nel tempo, per cui noi ne avremo una sola, anche perché la nostra filosofia è del contenimento dei costi, per cui è chiaro che è meglio averne uno soltanto, ma questo sarà un segretario generale. Io ho già contattato una persona perché ho scelto quella persona perché so che è la persona migliore che farà il miglior lavoro possibile. È una persona che già ha i livelli massimi delle strutture che gestiscono lo sport in Italia e una volta fatta l'elezione, se vincerò, vi svelerò anche il nome. Scusatemi, ma in questo momento non lo posso fare, però c'è questa persona. Un'altra cosa che noi faremo una volta entrati in federazione sarà quello di prenderci almeno un mese per capire qual è la situazione. Per capire qual è la situazione, io ho già un contatto importante con una società di ristrutturazioni aziendali, che ci farà la due diligence della federazione, dopodiché noi sapremo come ci possiamo muovere. Sempre questa struttura, questa azienda, affiancherà il segretario generale in tutte quelle che sono le razionalizzazioni dell'organizzazione amministrativa della federazione, in modo che noi ogni mese sappiamo quanto spendiamo, come lo spendiamo, quanto possiamo spendere. Noi, non noi inteso noi inteso tutta la federazione e ovviamente anche tutto il movimento, perché la trasparenza sui conti credo che sarà un'altra delle cose che ci caratterizzeranno. Non avendo nulla da nascondere, ovviamente il movimento sarà informato su tutto. Poi c'è la parte tecnica. La parte tecnica è evidente che dopo tantissimi anni che abbiamo una dirigenza
tecnica uguale verrà cambiata, verrà sostituita. E ovviamente noi abbiamo due livelli di attività, uno è quello del rugby domestico e uno è quello dell'alto livello professionistico, che come vedrete poi dall'allegato A non sarà più soltanto la nazionale e le franchigie, ma sarà anche il campionato di che in questo momento viene chiamato top 10, poi quando arriverà l'allegato vi dirò come lo chiameremo. Come si evolve. Di conseguenza ci saranno due figure, una che si occuperà del rugby domestico e una che si occuperà dell'alto livello. Queste due figure, una è già all'interno della federazione e un'altra è una persona che anche questa mi riservo. I nomi è difficile farlo in questo momento perché le persone giustamente mi dicono va bene, io ti do la mia disponibilità, però tu vai a fare un'elezione. Se non vieni eletto è evidente che i nostri discorsi cadono qua. Cadono immediatamente. Quando sogni il rugby di domani, che cosa vedi? Vedo un rugby che continui nella sua tradizione. Tra l'altro vorrei dire a tutti quanti di guardarsi l'intervista a Papa Bergoglio sulla Gazzetta di ieri sullo sport. L'unico sport che cita e lungamente, con tutti i suoi valori e le sue potenzialità, il terzo tempo è il rugby. Cioè noi non ci rendiamo conto di quant'è la potenzialità del nostro sport e non ci rendiamo conto di che cosa possiamo fare. Io quando guardo il futuro vedo un rugby strutturato, organizzato, inserito nel tessuto produttivo di questo paese, che fa educazione, che fa sociale, che dà una risposta a tutta la società italiana sul dopo Covid, che ricorda a tutti non sarà semplice, non sarà facile, ma che i valori del rugby saranno quelli che tutti quanti cercheranno nella loro vita per uscire dai problemi e dalle difficoltà che abbiamo. Io vedo un rugby vincente, vedo un rugby italiano che arriverà molto alto e molto lontano, senza fare promesse assurde che vinceremo questo, vinceremo quello. Noi diventeremo e torneremo ad essere i rugbisti che siamo sempre stati e le partite alla fine le vinceremo, tutte quante, sia quelle fuori dal campo che quelle in campo.